Però sai loro vivendo di questa cosa qua. Avevo due tre uova. Invece di fare la frittata. Siamo per iniziare. 5 minuti. Ascolta, lui che deve fare il film. Volete votare? Ma che puoi fare il film? Zittirvi e ascoltare lo slam che sta per iniziare. Avete 3 secondi. La gentile clientele, pregate di sedersi perché stasera siete tutti molto indisciplinati. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Prenotate per l'appuntamento del 1° aprile. Un piacere d'aprile gigante qui da Luna Sport, perché abbiamo deciso di ospitare per la prima volta una giornalista che si chiama Michela Pisu e il suo progetto, che è il Salotto Piccante, un modo per un talk show per parlare di rapporti uomo-donna. Grazie, a questo punto possiamo farlo. Un talk show, un modo per parlare di rapporti uomo-donna, per affrontare i temi della sessualità in maniera ironica eppure approfondita e anche letteraria. Quindi il nostro primo salottino piccante in assoluto da Luna Sport sarà il 1° aprile con Michela Pisu. Il tema sarà Io vengo, tu vieni, e si parlerà ovviamente di orgasmo insieme a tante persone, tra cui Alessandra Racca, Arsenio Bravuomo, Valentina Verdi. Non voglio vedere, è arrivata la primavera. Ma se da fuori devo la pioggia, noi la primavera ce l'abbiamo dentro, e la nostra primula, la nostra rondine, il nostro sole ha una dimensione europea. Voglio un applauso fragoroso per Alessandra Racca! Lui è il notaio più affascinante della città, l'unico vero notaio di poesia di slam, ha fatto le scuole più alte, ma soprattutto quelle più basse. Grazie di essere venuti di fuori a passare questa maledetta musica. Grazie. Cinque giornate del pubblico votano con i decimali, un decimale. Sapete mettere un decimale? È quel numero dopo la virgola. Quindi 6/7 non vale. Se c'è un insegnante in sala, per favore, si trattenga. Mettere nel vostro giudizio la qualità del testo. Vi è piaciuto il testo? Secondo voi è bello il testo? Poi, come il testo viene detto, si parla di poesia performativa e quindi dovrete giudicare come questo testo viene detto a voi, in che modo esce dal corpo e dalla voce del poeta. E infine, questo è un poetry slam a squadre, non so se ne eravate consapevoli, e quindi dovrete giudicare la performance e dei singoli poeti, ma anche delle squadre. Adesso vedremo in che modo se la sono studiata per performare. Queste, in scarti d'oca e tempo! Un grande applauso! Da Milano, anzi, dalla Brianza! Alfonso Maria Petrosinico e Gianmarco Tricarico da vari posti del mondo. Sì, loro sono la squadra, ma non c'erano tanti, direi anche. Adesso Simone Torino da Aosta Barra Torino, indovinate chi viene da Torino, chi viene da Aosta, al contrario, anzi, arrivarsi, a proprio in quasi. Si aprono le acque per il poeta, lasciatecelo passare. E per qui per voi Scarti Doc. Ciao. Aspetta, ciao. Che ho anche la slide, aspetta. Vuoi lasciarmi il microfono? Ciao Nerni. Mi sentite? Ciao. Perché è in fondo? Ok. Dai, beh, bene. Va bene, inizio io. Tempo, tu lo sai, come fai partire anche prima. Ciao a tutti, arrivo dalla Brianza.
con il mio amico Marco Tempo. Sarà una squadra impegnativa perché, ahimè, Marco Tempo non sa scrivere poesie e quindi dovrò cercare di rimediare anticipatamente a tutti i danni che farà dopo da solo, e vi leggerò una poesia che si intitola Sono un poeta e un po' beta. Sono un poeta e un po' beta, un po' carne e un po' pesce. Se sono zuppa, sono anche pan bagnato, un po' cavallo, un po' Donato. Di tutto un po' sono metà. Quante volte mi son perso in questa mia personalità. Metà sì, metà no, metà diesel, metano. Un po' gatto, un po' stivali, tali geni, genitali. Sono tale o sono quale? Non so scegliere tra rosso o verde se si tratta di spade laser. Chi sono io? Chi sei tu? Sono io, tuo papà. Un po' Luke, un po' Dart, un po' Dart, un po' Fener, un po' Han, un po' Solo, un po' War tra le stelle, un poco Viaggio e un poco Resto, quando solo poi rimango, un po' mi manchi e lo detesto. Sono un po' Eta e un po' Beta, di tutto un po' sono metà, un po' carne e un po' pesce. Una cosa sola a me riesce, per davvero, amare te per intero. I giurati veloci. Veloci e scrivono grazie. Date l'esempio. Allora, 1, 2, 3, giurati, sulle parete, dateci vedere cosa ne pensate di questa prima esibizione. Sulle parete, ne abbiamo 3, 4, 5, molto bene. Allora, un attimo di suspense. C'è un 6,5. Un 7,5. Me ne manca una, ragazzi. Un 7,5, un 8 e un 9,2. Però come scherzi, leggerò una poesia d'amore. Una poesia d'amore che stasera dedico a una ragazza di cui sono stato innamorato tanto, tra il 95 e il 97. Poi finito. Si chiama Alfabeto dell'amore. A, come amami. B, come baciami. C, come hai detto che ti chiami. D, come dai. E, come e dai. F, come facciamo sesso. G, come grande. H, come hai detto che ti chiami. I, come infatti. J, come je t'aime. K, come kiss me baby. L, come lecchiamoci. M, come mordiamoci. N, come non siamo obbligati. O, come obblighiamoci. P, come per sempre. Q, come quasi per sempre. R, come romanticismo. S, come superiamo il romanticismo.
Ti come torniamo dialetticamente al romanticismo. U come un'altra volta, V come varie volte ancora, W come wow, X come XXX, Y come YMCA, Z come zero, il voto che spero mi darete e che personalmente mi darei. Voi siete già il gruppo peggiore, io vi sto vedendo. Tirate su queste palette, mai dare le palette agli amici. Segnatevelo, è una regola aurea, mai dare le palette agli amici. Però i peggiori siete voi, bravi. Allora, sulle palette. 6,1, sì, ma lo leggo per loro. 7,5. 7,6. 9. Vi recito una poesia su una persona con cui ho un rapporto, a cui voglio molto bene, e ho un rapporto molto profondo, e praticamente è basato sul fatto che io la prendo per il culo, perché non capisco niente di quello che mi dice e faccio finta ovviamente di capirla, perché questa persona è affetta da afasia da demenza senile. L'afasia da demenza senile è quel disturbo che arriva a 20 anni, che arriva a una certa età, per cui non si capisce più quello che dici e non sai neanche tu quello che dici, accrocchi parole a caso e ne inventi anche, in alcuni casi anche di poetiche. E quindi questa poesia, più che scriverla, più che scritta, è trascritta. E si intitola Afasia da demenza senile. Fa un ridere sta poesia. Crollano ponti nella tua testa. Tu con le macerie fabbrichi parole. Dici tante cose sconnesse come strade alluvionate. Dici, tira, tira il morganetto. In aria c'era una barchiva. Aspetta, questo scoma. Andiamo alle 5 alla Vettina? La cagnetta è molto preiantila. Dove dorme? Nel berliscolo? Il bucicco. Vedi? Quante belle scrape. Siete uguali. Tutti sudunti i miei nipiponi. Che bella foto. Ma io non ci sono. Questa sono. No, non sono io. Non sono. Bravo. Allora, io voglio dire che stiamo finendo il primo giro e lei potrà avere la sua paletta. È contenta? Facciamo un applauso a questo pregiurato. È il giurato più desideroso, desiderato della serata. Voto. Fatemi contenta. Scrivete in gambe e mostratemi il vostro voto. 1, 3. Vedo due palette. Gruppo d'acquisto, scusate. Poi i punti nel supermercato ve li indicate dopo. Dicate sì, la paletta. Sono veramente indisciplinati quelli dei bambini. Oh, bravi. Questa è la voce del padre, si vede. Mostrateci le vostre palette, non siete timidi. Allora, la vedo un 6,3. No, 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 6,9, scusate. Tenete sulle palette, 6,9.
7,5 8 6,8 Mi state facendo gli scherzetti? Allora ritiriamo sulle palette. No, aspetta, non riscrivo meglio. È un 6,9 e un 6,9 8 8 Cambiamo, cambiamo. Un 6,9 e un 6,8 8. Ho studiato anch'io a lungo. Un 7,5 un 8 è un 8,5 che il notaio ha già scritto. Sì, perché il notaio ormai il notaio è bravissimo, ormai è anziano, ma sai fare anche i totali e fa 22,4 Allora cos'è una mano alzata? Sì, è che secondo me il primo scusate scusate, abbiamo un'opinione. No, ascolta, ha dei problemi psicologici. Perché nel calcolo avete dimenticato un numero. No, hai sbagliato, hai fatto degli errori. No, aspetta, allora funziona così: il voto più alto e il voto più basso vengono cancellati e si sommano i tre centrali. Non aveva capito. Infatti, il massimo che puoi fare è 30. Infatti, la poesia l'ha fatta. Ti è andata bene, questa volta non ti licenzio. Meno male. Lo tengo così, sempre poi. Meriti solo questo. Allora, signori, la signora qua deve avere una paletta, per favore. C'è il cambio giuria? Sì, facciamo un cambio giuria. Cambio giuria, velocissimo. Scendete le vostre palette, No, non gliela do. Datele a qualcun altro. La bionda no. Allora, chi è che vuole votare? Di qua. Però vi dovete dare anche il gesto, ragazzi. Non lo potete tenere così stretto. Bravo. Chi è che vuole votare? Qua dietro. Un applauso! C'ho le preferenze. E, ciao a tutti, è bello vedervi così partecipi e gasati. Lo giuro, è bello veramente. Siete stupendi. Mi piacciono le giacche, il verdone, vabbè. Questa poesia si intitola Miss Italia. Allora, sono l'amico di quello pelato. Sono quasi 70 le nazioni e regioni coinvolte in un conflitto. Attualmente più di 700 le milizie, partendo dall'Egitto, Cabinda, Ogaden, Oromo, Sahara, Marocco, Stato Chan, Stato Shin, Karen, Kashmir, Cecenia, Catalogna, Tamil, Sri Lanka, Patani Malay Nation, Yemen, Thailandia, Pakistan, Stato Federale Nuova Russia, Somalia, Senegal, per coltivare più cadaveri, seminare mine nei campi di papaveri, consigli di Mombasa, bombe sulla casa, pausa, Kenya, Burundi, pure la Russia e Putin, l'euro nella crisi, fuori con gli inglesi, France versus ISIS, Messico, Colombia, Nepal, Mali, Ghana, Iran, Arabia Saudita, Iraq. Per chiudere la rima, rimane da citare Boko Haram. Ma l'Italia cosa fa? Povera verità, spero che non soccomba. Rapita l'attenzione da veline e bunga bunga. Tutti inorriditi dall'errore in TV, ma il telegiornale tace se si lancia un'altra bomba. Soldati seduti, armati sui divani, combattono sul campo, nei calciocampionati. Si contano feriti, si fanno mani in mani, sono tutti nominati, telecomandati. Verità
on demand. Mi domando, chi lo sa? All'interno della casa chi poi sopravviverà? In questa nazione la voglia di cambiare parte da Cinecittà. Sono armi di istruzione di massa. Quale terrorismo? Canta che ti passa, sull'attenti un altro talento d'Italia. Con l'elmo di Scipio si prepara alla battaglia. Dopo anni di scommesse e ricerche, addestramenti duri e gare sofferte, spionaggi raggi gamma, audience alle stelle. Scusate ragazzi, mi sono perso. Fatemi un applauso di incoraggiamento. Isola dei famosi, Isola dei famosi, LGF. Chi si esplode alle feste, tronisti contro tutti gli jihadisti in Medio Oriente. L'Italia ora schiera la sua arma più potente contro le guerre, le ingiustizie e la peste. Miss Italia alle teste! Miss Italia le teste. Quella che vince rimane attaccata. Le altre cadono giù. Andate in pace. Bravo. Certo. Una macchina fotografica, certo. Cellulare. Facciamo il nostro solito rito. Facciamo il solito rito, fallo tu. Sì. Allora. Attenzione. Attenzione. Momento per la stampa. La stampa. Alzate le mani e fateci vedere quanto siete belli. Momento entusiasmo. Bravi, anche di qua. Mostratevi, non siate timidi, bravissimi, grazie mille, scusate, noi ci teniamo al trash, laggiù c'è un 6,8, qui c'è un 6,5, aspetti signora, e qui c'è un 7,5 e qui c'è un 9, però abbiamo un momento, un poeta doveva recitarla e non leggerla. Tempo, mi dispiace. Hai avuto anche un intoppino, quindi la performance. Allora, la prossima volta. Grazie mille, meglio con o senza microfono, non so. Con. Però non c'è l'asta. Scusate. Con. Facciamo con. Questa è una poesia che parla, ho scritto, che parla di come ho iniziato a scrivere poesie, dato che ero un bambino abbastanza felice. E questa poesia ha un titolo non proprio felice, però si chiama, l'ho appena imparato a memoria, scusate, perché è proprio per me. Aveva il foglio. Ha ragione. Ha ragione. Questa poesia si chiama nella mia prima poesia c'erano i defunti. Entrò mio fratello, facevo le medie, mi grattavo le palle, studiavo la noia e quel mio fratello si fece compagno, accanto si mise vicino e con una mano dietro la schiena mia incurvata disse: perché non la scrivi una fottuta poesia? Già, non sono mica poeta. Ma mica serve essere poeti per scrivere una poesia. Chiudi gli occhi e pensa al mare. Si fa così? Sì. Chiudi gli occhi e pensa alle onde. Alle onde. Alle onde. Scrissi una poesia dove la gente moriva in guerre bastarde, e un uomo volante contava i cadaveri ed erano tanti, tutti riversi su una spiaggia d'inverno. Aprì la sua porta con il foglio in mano, gravido di speranze, bagnato di poesia, follemente impaziente, la santa impazienza dei giovani.
cos'è questa merda? Mi disse. Mi hai preso per Bruce Willis dei miei coglioni? Cazzo sei il sesto senso? Tu quando chiudi gli occhi vedi sta roba? No, non mi puoi cazzo smontare la prima, ma io me ne stavo anche spensierato a pensare alla figa e ad imparare a farmi le seghe come i bimbi normali, che io sono pure in ritardo rispetto alla media, non ho ancora capito come la devo muovere sta cazzo di mano. Ma sarai tu la merda. Tu sei la merda. Della merda, della merda, della merda, della merda, della merda, della merda. Passa mia madre. Pure tu sei la merda, della merda, della merda, della merda, in lacrime, della merda, della merda, della merda, della merda, della merda. Alla fine, mio fratello mi disse che forse non ero bravo a scrivere poesia, ma che ero già pronto ad essere un poeta. Mi mancava solo di farmi le seghe. Bisogna influenzare. Allora, partiamo dal voto più alto questa volta. Partiamo da 9,5. Poi passiamo a un 8,5. Poi passiamo a un 8,8. Allora ho fatto un errore, vabbè. Ma non importa. Poi passiamo a un 7,9. E infine un 6,5. Allora, ho lasciato il voto più basso in fondo perché vi possiate sfogare con gli insulti. E io invece non Daosta. Daosta, mostrate il nome. Simone Torino. E fate questo applauso però, dai. Io, la signora che non voleva che si leggesse, io mi spiace, ma lì dietro che vabbè, mi pigliavo male, e non c'è un'asta, vero? Che io mi no, grazie, ti ringrazio, no. E faccio un piccolo preambolo, perché questa storia nei tre minuti, ma ci sto, cioè sono un po' agitato e un po' che non faccio queste cose. Allora, dico solo tre cose, è un ricordo di infanzia, c'è qualche licenza poetica e a un certo punto viene citato il bar delle banane e lo chiamiamo così per via della Palma di fronte al Deor che c'è in piazza Consumatè. Banane non ne fa ovvio, però lo chiamiamo così. Il pezzo si intitola 1413. Collezionavo fumetti, ma aveva iniziato mia zia, un numero solo per detti la fine della trilogia Topolino e la spada di ghiaccio. Mia madre, visto il mio cruccio, lo cercò dappertutto esaurito. Visto quanto ero disperato, mio padre, che aveva sentito di questo mercato dell'usato, dice: vado, torno domani. Essendo noi valdostani, se per i sardi l'Italia è il continente, per lui da Ivrea in là era l'Oriente. Così a Torino andò per cercare al Balung il fumetto maledetto e lo trovò pasticciato e rotto. La contrattazione 7 ore dette un risultato niente male. 700 lire costo originale, lo pagò lire 200. Per me piccolo, 2 soldi d'argento. Mi sdraiai sul cuscino rotondo, lo leggevo ma era merenda, allora per tenere il segno a faccia in giù sul tappeto lo lascio veloce, mi butto trangugiando senza ritegno, infrangendo persino il divieto di pucciare nel latte il prosciutto. Ma quando ritorno al divano, Gioacchino, gatto persiano, sta con la pagina in bocca e in giro sparsi qua e là altri pezzi, poi coi denti stacca anche quella, prende la finestra e va. Urlando rabbia e dolore, insegue il felino in giardino che salta la ringhiera, finisce da Nevio il vicino, da Nero, suo cane pastore, che è cieco, ma il morso funziona a dovere. Coda pinzata al mio Gio, gnaulio sofferente, e glissò. Finito di accendere i resti della potatura dei meli, Nevio, cibati i maiali, in ultimo apre alle bestie. Ma vedemi impalato e piangente, prende il bastone, non è innocente, pensa, e bussa sul cane, non forte.
Lo stesso poveraccio guaisce manco fosse in punto di morte, guaito che alla fauna che esce scarica elettrica scatena panico. Vacche come zeppelin terrestri, capre enolaghei volano come astri, cuscini di lana dal fiato micidiale, pecore kamikaze di quasi un quintale. Nevio colpito cade nel faloppo e corre a spegnersi il culo nel secchio del mulo. Fortuna però non ha avuto il bastone. Nevio provò, buttandolo nella fontana dove il toro ci stava vedendo, a salvarlo, poi porca puttana lo buttò bestemmiando. Ma in quella, ecco secondo, secondino il beccaio, lame sia dritte che tonde, in tasca ne ho almeno un paio, e batte al toro sul fianco, ormai sia vecchio che stanco. 25 euro è il prezzo per ogni collo che accarezzo, poi scende al bar delle banane, riempirsi il muso, unica missione, al banco Angelo, giovane fissato, con Dylan Dog, Francesco della morte si è sempre presentato. Neanche due negroni vengono alle mani, cazzotti, ciucchi, spintoni, calci falsi, in terra Angelo alla meglio, sta sopra e urla, io prevalsi, già lo scorso mese, sai che voglio, della morte mi devi chiamare, e lo inchioda alla Bruce Lee. Un signore che stava per andare si butta su di lui e finisce lì. Ora, partendo dalla fine, possiamo riassumere così. Il signore, su Angelo della morte, sul macellaio, che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'Est, per due soldi, un topolino, il 1413, mio padre comprò. Piero, cioè, hai avuto un ripensamento, ok. Allora, qua davanti c'è un severissimo 7. Meglio va alla mia sinistra con un 8,5 e laggiù con un 8,8, ma decisamente la situazione migliora con un 9,4 e un altro 9,4. È morto questo microfono. Allora, il punteggio finale è di 26,7 per l'ultima squadra. La squadra! Allora, adesso dobbiamo fare il cambio giuria. Cambio giuria velocissimo. Fateci vedere dove sono finite le palette. Ma sempre più lontano. Allora, sempre più difficile. Nella lotta alle palette, quel gruppo lì se ne è di nuovo riaggiudicato. Scusate, per problemi di vicinato dobbiamo un attimo abbassare la voce e le palette dopo. Quindi vi chiediamo la massima concentrazione per ascoltare i nostri poi. Grazie. Qualcuno l'ha già detto, ma io l'avevo detto. Esiste una vettura super corazzata, ti rende indistruttibile, velocità sparata, resistente all'urto, non teme il sorpasso, multiaccessoriata, niente furto con scasso, cambio automatico, volante ultraleggero, premiata da ogni critico con costi pari a zero. Ora di punta, riparti dal groove, autoironia per chi ha una marcia in più. Prima mi vedevo grasso. Grasso. Grazie. Livello d'autostima basso, basso. E se muovevo un passo, lampeggiava di scatto la spia del collasso. Ora? Ora sto volando alto. Non è che sono meno grasso, ma me la giro polleggiato. Da quando ho comperato l'ironia auto. Sei preso di mira dall'ira dei colleghi. Sono mille le occhiatacce ovunque ti siedi. Ti danno dello stupido, pelato, fallito. Con l'autoironia puoi diventare un mito. L'unica con paraurti che esiste agli altri. Ferrari e Maserati non potranno superarti. Fatti furbo, comprala anche tu. Non pagherai la broda come l'auto blu. Esiste una vettura super corazzata, ti rende indistruttibile, velocità sparata, resistente all'urto, non teme il sorpasso, multiaccessoriata, niente furto con scasso, cambio automatico, volante ultraleggero, premiata da ogni critico.
magnifico con costi pari a zero. E allora, cosa aspettate? Prendete il telefono e chiamate, chiamate, chiamate. Pubblicità, pubblicità, no. No, 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 no. Va video, guide, share, sento freddo. Freddo. Inverni ottici, nervi catodici, a posto gli spezzano il pane. Crack, corpo morto. Neurocidi, 20 omicidi. Di pricked. Attaccamenti ipnotici. Moschicidi e ragni. Tengono i fili nelle tele. Televisioni multiple. Cromodistilla tele. Vendite incremento. Mono, duplo, tri, 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 tritano materia grey. Ottima direi. TV in mano ai ladroni. Non ci sono paragoni. Perché io valgo. Per lui, per lei, da lì dentro e fuori, psicosi? No, no, vi svuotano i cervelli, trita cervelli, trippa in quantità, riempitevi carrelli. Che bontà. Pubblicità, pubblicità. Un'equipe di medici e scienziati svizzeri ha inventato una nuova bevanda al gusto di cervello, una vera e propria spremuta di meningi. L'hanno chiamata potere della mente. Bevi anche tu potere della mente e potrai fare tutto ciò che vuoi. Col potere della mente, se non so iniziare una canzone, divento... Introduzione! Se non so suonare, divento la tromba delle scale per... Divento la tromba delle scale per salire di un'ottava sulla cima dell'altopiano forte... Ed è subito silenzio. Col potere della mente divento pure ninja dotato di passo felpato, perché mia madre in casa mi fa mettere pattine, ciabatte, babbucce da neonato. Col potere della mente divento un'intera gang, sparo stupidaggini. Gang, gang. Gang, gang. E bang, bang, bang. Però gang, gang fa anche... Perché sono un pistola e posso vedere l'asino che vola. Ciao! Se lo vuoi toccare divento deltaplano, grattacielo, terrazzo. Ma divento marciapiede di cemento in un momento, se mi vuoi buttare giù. Dal palazzo. Col potere della mente, se vuoi diventare ciò che vuoi, qui c'è il mio cervello. Lo verso in un bicchiere. Prego. Ti offro da bere. Allora, non abbiamo brigato, non voleva! È un leggermente sotto, ma è... Fateci vedere i vostri voti, giurati! C'è il rischio! Vedi, vedi! Spiegare una cosa, come funziona l'organizzazione del Poetry Slam a squadre, che ti chiamano e ti dicono: sei in squadra con questo? Ti chiama Simone Torino, lo conosci? No. Qui è una squadra. Ti chiama Simone Torino, dici: vabbè, anch'io sto a Torino, almeno abbiamo tempo per vederci. E per... Di dove sei? Di Aosta. Colpa di tre uomini. E poi i poeti hanno un certo ego. E quindi noi non siamo per niente d'accordo con questa cosa del Poetry Slam a squadra. Il poeta e il Poetry Slam, ah no, io non volevo neanche partecipare. Cioè, un poeta che fa una gara all'ego più grande del mondo.
Bene, quindi questa poesia si intitola... Dagli il voto. Questa poesia si intitola Io piuttosto che recitare una poesia con un altro poeta. Io piuttosto che recitare una poesia con un altro poeta. Ah, nel senso, cioè, io piuttosto che recitare una poesia con un altro poeta. Ma non è che sta cosa è un po' una cagata? Non ti preoccupare se è una cagata, perché quello che oggi è una cagata, una merda, domani sarà un fiore. Avanguardia artistica. Pronti? Noi piuttosto che recitare. No, noi un cazzo. Io piuttosto che recitare una poesia con un altro poeta. Solo una domanda. Siamo nell'introduzione o è già la poesia? Perché questa è la guardia, capito? È come il sesso dopo 30 anni di matrimonio. Tenero. No, vale tutto. Io piuttosto che recitare una poesia con un altro poeta. Bravi! Però la poesia era finita 15 secondi fa, non avete fatto la pausa? Che voto dobbiamo mettere? Regà! Dovete accontentare il pubblico, forza! Fatemi dire i voti! Grazie! Allora, 5,1! 7,8! 6,0! 6,0! 8! Ragazzi, abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Grazie, perché stiamo perdendo la voce. Allora, noi siamo le Caravelle, nome della squadra. La Nina La Pinta e l'Alfonso Maria. Il titolo della poesia è Serendipità. Ma che cos'è la serendipità? È la fortuna o la capacità di fare una scoperta quando stavi in realtà cercando qualcos'altro. Eh già, perché io avevo fame, ma non proprio fame, più voglia di masticare, mandare giù qualcosa che non fossero i soliti Ferrero Rocher. Era voglia di pizza, e pizza in casa non ce n'era, e quella a domicilio, lo sanno tutti, è pessima. Ero perciò costretto a uscire, e uscì. 1492, Cristoforo Colombo voleva andare ad est, ora il ponente cerca una rotta e trova un continente. 1781, William Herschel cerca col telescopio in cielo una cometa
e la prova, sì, ma dopo un po', piano piano, si rende conto che non ha scoperto una cometa, ma un pianeta, Urano. Sotto casa la pizzeria era chiusa. Per fallimento, perché era giorno di chiusura, non lo so, non lo ricordo, non mi importa. Comincio a camminare e mi dicono, cazzo, una pizzeria la troverò, siamo in Italia. E cammino e sono stanco, ma cammino così tanto che a un certo punto non so neppure più dove mi trovo. Alexander Fleming si scorda di lavare una piastrina. Ecco inventata la penicillina. La penicillina! E camminando mi è venuta sete, incrocio un pub che non conosco e dentro. Prendo una rossa doppio malto al banco. Sullo sgabello accanto c'è una rossa doppio mento. Che dice al barman: ta-da. Una anche per me! Ta-da. Mi guarda! Ta-da. Mi sorride! Ta-da. E mi dice: ta-da. No. Mi dice: ciao. L'antistaminico rivela di essere un antidepressivo. Prozac! Un trattamento per l'angina pectoris che provoca cospicue erezioni. Viagra! A volte basta un nulla. Se studi gli alcaloidi presenti nella segale, cade una goccia sulla mano, traspira, la testa gira. LSD! E parliamo nei mesi seguenti, ci scriviamo, ci messaggiamo, condividiamo, andiamo al cinema, ci baciamo, facciamo l'amore, ci massaggiamo, ci divertiamo, facciamo giri, ci prendiamo in giro, ci baciamo ancora. Le dico ti amo, lei mi lascia, le dico ti amo, lei mi lascia per un attimo, per favore conteniamoci. Volevo solo una pizza e adesso ho il cuore a pezzi. Dov'è l'ultima paretta? Arriva. E 5. Allora, vi chiedo un secondo di cortesia, signori e signore, per la mia gola. Grazie. Non ho un otorino laringoiata di fiducia. Allora, 9. 8,2. 5. 7,8. 9,7 e 8,5. Ok. Noi abbiamo i totali. Ti devo dare le penalità perché Scarpi e Tempo hanno fatto 4 minuti e 4. Le consiglio di carico hanno fatto 30. Quindi, ma tanto la classifica non sarebbe cambiata lo stesso. Ma il notaio è inflessibile. Però allora, attenzione, possiamo annunciare. Allora io chiederei ai poeti bacianti di venire qua davanti. Vorrei una cosa di questa rima orrenda, l'ho studiata tutta la settimana. Gianmarco Tricarico, Alfonso Maria Petrosino, Tempo, Scarpi, Andrea Tiani, Simone Torino. Venite tutti qua. Vorrei anche Ilaria. Eccoli tutti qua. Annunciamo. Ma non importa. Ti prego di notare la musica di suspense. Vai.
Allora, scarti doc e tempo 68,7. Petrosino di carico 74,5. Chiari Torino 71,3. Quindi vincono Petrosino e il limone. Vince il basso. Ed ecco il premio. Ho consegnato le mani delle libraie della Luna Storta. L'amore vince sempre. Un applauso a tutti. Grazie a voi. Come da tradizione del locale passiamo col cappello. Il cappello è una cosa democratica, se la serata vi è piaciuta sganciate, se non vi è piaciuta no, ma che non vi sia piaciuta affatto, da come siete indisciplinati, non ci perdiamo. Grazie mille.